Ciao a tutti, bentornati. Come ogni fine mese, torno con i miei prodotti preferiti del mese. Quindi oggi parliamo dei miei prodotti preferiti del mese di luglio. Tra i prodotti che sicuramente mi sento di inserire all'interno dei miei preferiti del mese c'è il contorno occhi di Madara. Questo contorno occhi, non so se ve ne ho già parlato, ma l'ho trovato all'interno di una box di Look Fantastic che inizialmente non ho utilizzato sin da subito perché stavo terminando gli altri miei contorno occhi. E lui mi piace davvero tanto perché è molto 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 idratante. Noto anche che poi applicandoci anche il correttore si applica molto meglio, molto più idratante, mi stende molto di più il contorno occhi, quindi mi piace davvero tanto. Infatti è un anti-rughe, un anti, sì, Time Miracle, diciamo che non è miracoloso, però mi piace il fatto che sia molto idratante e mi sento molto più elastico il contorno occhi, quindi è davvero molto molto valido. Tra l'altro è un prodotto anche eco, quindi eco bio, infatti mi dice EcoCert, organic skincare, quindi è anche all'interno anche ingredienti abbastanza naturali. E mi piace tanto e non pensavo sinceramente, l'ho snobbato un po', però devo dire che mi sta piacendo tanto, mi sta quasi terminando. Non mi piace molto la profumazione perché sa di... Avete presente le profumazioni dei prodotti bio? Ecco, è un po' così, sa di qualcosa di naturale, molto simile ai prodotti bio, non mi fa impazzire, però devo dire che è un promosso e non pensavo, quindi mi piace, mi sento di promuoverlo e di raccomandarvelo. Altro prodotto, sempre di Madara, restiamo sempre in tema Madara, è un altro prodotto che ho trovato all'interno di un'altra beauty box. Questo qui invece è un prodotto, una crema viso notte, ed è la Deep Moisture, da appunto una crema notte. Ecco, devo dire che anche questo prodotto non mi sta assolutamente dispiacendo, l'applico soltanto di notte, è molto molto idratante, va ad agire appunto sul... Anche la profumazione qui non è il massimo, va ad agire appunto molto più in profondità, proprio perché è una crema un po' più ricca, è un anti-age e anche un antiossidante, più che anti-age è un antiossidante, quindi va appunto fino agli strati più profondi della pelle e va un attimino a rigenerare la pelle. E mi piace perché la mattina mi noto appunto una pelle molto più liscia e molto più morbida proprio al tatto, e mi piace tanto. È un formato piccolino, quindi da 25 ml. Anche lei è un prodotto con all'interno ingredienti naturali, eco certificati e vegano anche, e devo dire che anche lei mi sta piacendo davvero tanto. Non la applico di giorno perché di giorno penso poi sarebbe molto più aggressiva, invece di notte ci applico anche uno strato in più proprio perché voglio che vada ad agire molto molto meglio sulla pelle, e quindi anche lei promossa. Un altro prodotto che mi sento assolutamente di menzionare è un prodotto per capelli, è questa maschera qui, che credo di avervi già menzionato, non lo ricordo se l'ho inserita all'interno di qualche preferito, non, in questo momento non mi sovviene. È questa maschera qui, anch'essa acquistata da Look Fantastic, sembrerebbe un video sponsorizzato ma non lo è assolutamente, mi ci sto trovando davvero molto molto bene. Questa maschera è una maschera molto molto potente, come vedete all'interno è fatta in questo modo, non è la classica maschera un po' più fluida, di solito le maschere sono un po' più fluide, questa qui invece è molto, la consistenza molto rigida, molto poco fluida. All'interno vi dico anche gli ingredienti: olio di burro di karité e anche olio di ricino giamaicano. Questo favorisce, oltre che una crescita molto più forte dei capelli, è consigliato soprattutto per chi ha i capelli molto molto ricci, perché li va a pettinare e districare molto molto bene, non è il mio caso, però li idrata davvero tantissimo e va a ristrutturarli sin dalla radice fino alle punte. Io l'ho notato quando applico questo prodotto, innanzitutto lo applico come pre-shampoo, quindi faccio un impacco di mezz'ora su tutti i capelli, su tutte le lunghezze, dalle radici alle punte, lo tengo in posa per 10 minuti, poi lo lavo diciamo regolarmente, passo lo shampoo, poi la maschera, che può essere anche un'altra maschera,
E quando utilizzo questa maschera, devo dirvi che i capelli appaiono completamente diversi, molto più lisci, molto più morbidi, molto più setosi, meno crespi, mi durano molto di più. Vi dico che davvero non pensavo, ma questa maschera fa la differenza. Io lo noto soprattutto quando però faccio l'impacco pre-shampoo. Quando lo utilizzo come maschera normale, non ha lo stesso effetto, secondo me. Un difetto di questa maschera è che dovete fare attenzione quando andate a rimuoverla, perché essendo molto, avendo questa consistenza molto ricca, dovete andare a sciacquare molto bene i capelli per appunto eliminare tutto il prodotto, altrimenti vi restano i capelli un po' unti di questo prodotto, soprattutto se fate l'impacco pre-shampoo. Questo è l'unico difetto che ha questo prodotto, però andando a sciacquare molto molto bene vi garantisco che il prodotto va via. Però davvero trovo che faccia la differenza, soprattutto per la questione del crespo, della lucidità, della morbidezza. Si lavorano molto meglio anche con il phon. Io noto visivamente proprio una differenza sostanziale quando utilizzo questa maschera. Non la utilizzo tutte le volte che lavo i capelli, però ultimamente, soprattutto l'estate, sto cercando di utilizzarla il più possibile, soprattutto facendo il pre-shampoo. Oltre che ovviamente a favorire una crescita migliore al capello, quindi a stimolare anche la crescita, perché all'interno olio di ricino che a sua volta va a stimolare anche la crescita del capello, quindi questo va bene soprattutto per le mie lunghezze un po' strane in alcuni punti, quindi lo faccio anche per quello, ma anche per va anche a ristrutturare davvero tutto il capello in sé, quindi mi sta dando tante soddisfazioni, non credevo, quindi preferitissimo del periodo, non solo di questo mese ma del periodo. Ultimo prodotto preferito di skincare di questo mese è questo prodotto. È uno spray fissante ma anche rinfrescante, ed è questo, questo qui, che tra l'altro vi ho anche fatto vedere. È dell'azienda Balance Me, è con all'interno acido ialuronico, 99% di origine naturale, di prodotti naturali all'interno, di ingredienti naturali all'interno. È un prodotto che mi sta piacendo tanto, perché in questi giorni di caldo asfissiante mi capita di applicare questo prodotto anche quando sono fuori, perché mi rinfresca davvero tanto, mi dà quel sollievo che con queste temperature è davvero molto fastidioso. Lo applico sia dopo essermi truccata, ma anche durante il giorno, durante la giornata. È un formato molto piccolo, perché è da 10 ml, infatti a breve mi terminerà, però mi piace tanto il sollievo che mi regala. Mi sento la pelle molto più fresca, poi all'interno acido ialuronico, quindi va benissimo per noi che facciamo molta attenzione alla cura della pelle. Per questo motivo mi piace tanto, infatti appunto si chiama Hyaluronic Plumping Mist. In realtà a me piace semplicemente perché mi rinfresca molto il viso, poteva essere anche di qualsiasi altra formulazione, insomma mi piace appunto l'effetto che mi dà. Però c'è anche questa cosa in più all'interno e ci fa piacere e ci piace. Si assorbe tra l'altro immediatamente, infatti come vedete l'ho appena applicato, ma si assorbe immediatamente, non ho per niente la pelle unta, però quella leggero refrigerio è sicuramente molto molto piacevole. Passiamo adesso ai prodotti beauty preferiti del mese. Un prodotto che mi sento di consigliare e che ho inserito all'interno dei preferiti del mese di luglio, che avevo un po' trascurato e messo da parte, è il correttore di Nabla, ed è il Close Up Stay Full Smooth Concealer. Non ha bisogno di grandi pubblicità, perché insomma lo conoscerete sicuramente. È questo correttore qui. Allora, devo dire che questo prodotto inizialmente non mi stava piacendo, perché vi faccio vedere anche come è fatto. L'applicatore è molto molto cicciotto, perché all'inizio mi dava l'impressione che andasse nelle pieghette, che mi segnasse molto il contorno occhi. La profumazione mi piace tantissimo, non mi stava piacendo granché all'inizio, poi ho imparato ad utilizzarlo e ad allora lo sto apprezzando davvero tanto. La cosa che vi consiglio di questo prodotto: innanzitutto idratate tantissimo il contorno occhi, tanto tanto, il più possibile, dopodiché basta applicare davvero un goccio di prodotto. È molto coprente, almeno il mio lo vedo molto coprente. Io ho acquistato la colorazione Light Peach,
ne basta davvero un puntino per un contorno occhi, illumina, copre tanto il contorno occhi, se ne applicate poco non va nelle pieghe, resta fermo, non si muove, durante il giorno non vedete zone in cui è entrato appunto nelle pieghe, si è screpolato, però utilizzandolo in questa maniera trovo che ho cambiato decisamente idea. Pertanto, mi sento di consigliarlo in questo modo, assolutamente come vi ho consigliato, altrimenti sicuramente non fa per voi. Quindi preferito assolutamente il correttore di Nabla. Altro prodotto di Nabla preferito è l'illuminante. Questo qui è lo Skin Glazing, la colorazione Privilege. Perché mi piace questo illuminante? Come vedete, si vede anche dal solco, lo utilizzo davvero tutti i giorni perché è un illuminante molto discreto, ma allo stesso tempo si vede che l'avete applicato. Non è uno di quegli illuminanti che lo applicate e avete la pelle super luminosa che fa quasi da riflesso, assolutamente no, ma mi piace perché ha quell'effetto molto naturale, quasi baciata dal sole, non apparite proprio con quell'effetto super luminoso che si vede che avete applicato l'illuminante, no, ma l'effetto molto naturale ve lo dona. Se vi piacciono gli illuminanti anche da tutti i giorni, molto molto vistosi, questo qui potrebbe non piacervi, però se vi piace l'effetto quasi abbronzata, leggermente dorata, questo prodotto fa per voi. Io lo applico quasi sempre sugli zigomi, un po' sul naso e anche sull'arco di Cupido. Mi piace tanto questo effetto luminoso, ma non troppo, soprattutto d'estate. Non mi piace avere quell'effetto molto luminoso che fa apparire anche più vecchie, non mi piace. Quindi piuttosto leggero e così questo illuminante mi sta piacendo davvero tanto. Lo applico davvero tutti i giorni. Vi faccio vedere anche da vicino, se riuscite a vederlo, che lo sto utilizzando davvero tanto. È quasi scomparso. Il logo sulla cialda proprio perché lo applico davvero tanto e quindi strapromosso prodotto estivo che mi accompagna tutti i giorni, stra preferito. Altro prodotto preferito di make up è un prodotto labbra ricevuto all'interno della beauty box di questo mese, quindi di luglio, di Look Fantastic, ed è un prodotto labbra della Sleek, è una tinta labbra che mi sta piacendo tanto, devo dire. Ve l'ho già mostrata anche quando ho spacchettato con voi la beauty box. La colorazione è molto bella, molto estiva, bella. Mi piace perché è molto leggero. Lo utilizzo quasi come lucido a volte perché è leggerissimo, semplice da applicare, non è pastoso, non fa strati, non va nelle pieghe, è molto leggero. Per ottenere una colorazione molto più piena e molto più intensa occorre fare più strati. A me piace anche un effetto molto, molto leggero, una sola passata. Proprio perché non mi piace poi avere quell'effetto di tinta labbra che si secca, quindi non mi piace. Diciamo che tendenzialmente non si secca assolutamente, non è una di quelle tinte che tende a seccare, assolutamente no. È molto leggera, quasi non si sente sulle labbra. Questa cosa mi piace altrettanto. Quindi io la applico davvero con un semplice strato di prodotto, vi dura un sacco, non va via, non avete quella sensazione di labbra tirate, che per me è fondamentale, quindi devo dire che mi sta piacendo davvero tanto. È il primo prodotto di Sleek, tra l'altro, che provo. Non ho mai provato altri prodotti di Sleek. C'è stato un momento in cui le palette andavano tantissimo in voga, però non le ho mai provate. Devo dire che questo prodotto mi sta piacendo, si chiama Matte Me Ultra Smooth Matte Lip Cream. Ribadisco, mi piace tanto. L'effetto è quindi non è lucido, è opaco. Devo ammettere che ultimamente mi piace molto l'effetto più lucido, come tipo oggi, molto più, non dico lucida labbra, però è molto sheer, rossetto molto sheer, molto lucido. Però ho voluto dare anche una possibilità a questa tinta e il fatto che sia molto leggera. Me l'ha fatta appunto piacere. A volte l'ho anche messo, devo dirvi anche qualche altro trucchetto. Ho applicato questo prodotto qui e poi al di sopra ci ho applicato anche lo stick di Dior, il balsamo di Dior che alla fine è trasparente. Anche così l'effetto è molto 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 bello, mi piace tantissimo. Quindi se non volete l'effetto super matte, potete anche optare per andandocene ad applicare
una sorta di balsamo labbra e l'effetto è davvero molto molto bello. Però anche da solo, se vi piace soprattutto l'effetto opaco ma non che vi va appunto a tirare le labbra, molto secco, questo prodotto io ve lo consiglio. Questi erano tutti i miei prodotti preferiti del mese di luglio, pochi prodotti di make up proprio perché mi sto truccando davvero poco, comunque l'essenziale, non sto facendo chissà quali trucchi, però questi qua mi sentivo appunto di consigliarli. Spero come sempre di avervi tenuto compagnia, come sempre vi chiedo di mettere un like al mio video se vi è piaciuto, di iscrivervi al canale se non siete iscritte e io come sempre vi mando un bacio grande e ci vediamo presto, ciao!